alla grafica Assunta, che mi invogliavano anche proponendomi bozze per farmi innamorare del progetto. Alla fine con Artemia, con Assunta e con Teresa abbiamo deciso di togliere quella dicitura che avevo messo nella mia bozza stampa in proprio e farlo diventare un libro con tanto di targhe ISBN Artemia. Ed ecco, io l'ho scritto nel libro. In questi ultimi giorni la nostalgia per i miei anni infantili si è accresciuta e nonostante qualche mio personale e privato risentimento nei confronti di Castelli, non fatemi dire perché, non dei castellani, mi ha appunto spesso la vaghezza di tornare in questo paesetto appollaiato su uno sperone di roccia proprio sotto il Monte Camicia, dalla nostalgia al desiderio di rivisitare, soprattutto con la memoria, luoghi che non potrò mai sentire come estranei. Il passo è stato breve e in questo stanno le principali ragioni di questo tuffo dei ricordi di un passato così tanto lontano. Tornare sotto i cieli di Castelli è la mia Madeleine, un po' come per Proust. La mia Madeleine di questi ultimi anni, ma spero che non sia soltanto una ricerca del tempo perduto. L'ho avvertita come un'esigenza a cui non potevo non dare una risposta. Scene, tempi, luoghi così lontani, al tempo stesso così vicini, così estranei, ma anche così intimamente sentiti come miei propri, sono troppo presenti per non ricevere il dono di una rievocazione. Per questo mi sono concesso questa debolezza, perché è stata una debolezza, questo cedimento alla tentazione di provare a mettere in parole i miei sentimenti interiori, frugando anche negli angoli più reconditi della mia memoria. In un certo senso, come scriveva Mimì Rosa, il poeta in vernacolo castellano, anch'io sormonuta di Castelli. L'Urmeni per un castellano è sempre una grande emozione e lo è stato sempre anche per me, specie dopo una lunga assenza, anche quando a mano diventavano sempre più rari i volti familiari che mi accoglievano quando arrivavo in piazza. Ho sentito un po' l'emozione di Edgar di Master quando ha scritto quel magnifico libro Antologia di Spoon River. Per me ormai i ricordi riguardano soprattutto persone che non ci sono più, miei compagni di giochi scomparsi. E questo borgo che io vedevo dalle casette, perché stavo alle casette, quando rientravo, come facevano i casettari qui a Castelli. Voglio leggervi gli ultimi versi che Castelli mi ha ispirato, che non ho avuto il tempo di mettere sul libro perché sono sgorgati dopo. Antico, caro borgo, dove la terra, l'argilla e la creta si trasfigurano, assumendo varie forme dell'arte, nell'assurdo calore di un infuocato forno, nel quale altro da sé diventa ogni colore, lasciato con rara perizia dal pennello dell'ispirato artista, tra i tuoi vicoli e i tuoi stretti slarghi sento il richiamo di una voce amica che materna mi invoca, aulente rosa del mio più bel giardino. Questo libro ai miei nipotini che sono qua, Vincent e Vassili, e quindi vi leggo la dedica che ho messo sul libro a loro. Caro Vincent e caro Vassili, dedico a voi queste pagine dei ricordi della mia infanzia e della mia adolescenza. Se tre dei miei quattro nonni avessero saputo leggere e scrivere, e se il quarto, che lo sapeva fare abbastanza, invece di raccontarmi oralmente le cose che aveva vissuto quando era piccolo, lo avesse fatto anche per iscritto, oggi potrei leggere e rileggere con tanta amorevolezza delle storie straordinarie. Se lo avesse fatto mio padre, che pure era maestro elementare, oggi mi gusterei commosso quelle antiche storie di quando era bambino come adesso siete voi, in un altro tempo così tanto diverso dal vostro e dal mio. Io voglio che a voi non manchi la possibilità di conoscere, tramite un racconto scritto, non soltanto orale, che evapora come una nuvola portata via dal vento,
il mondo in cui sono stato bambino io, in un paese che per me è ancora il più bello del mondo, in un tempo che per me è ancora il più bello della mia vita. Così, nipotini miei, figli di mia figlia Samantha, mi auguro che un lungo, sottile filo leghi le nostre esperienze di vita, quelle dei miei nonni, dei miei genitori, le mie e le vostre. Così mi auguro che conserviate il più a lungo possibile l'emozione che si può trarre da un'infanzia felice. Le poesie di Mimmi Rosa, passando davanti alle casette, mi vennero in mente dei versi in dialetto castellano che voglio rileggervi, corretti rispetto ad allora, da alcune ulteriori frequentazioni di amici castellani, perché io il dialetto castellano ce l'avevo nelle orecchie, ma essendo figlio del maestro delle casette non potevo parlare in dialetto. A quei tempi c'era la lotta contro il dialetto e non il recupero come oggi, per cui io quel dialetto non l'ho mai potuto parlare, non l'ho mai parlato, voglio parlarlo oggi. E grazie alle correzioni di Gabriele e di altri è venuto fuori questo sonetto. Scusate se voi castellani troverete qualche mio accento non propriamente castellano. Ci provo a imparare il castellano a quest'età. Da mammoc io abitoia di casotte, quando serata pazzia alla plazzotte, Zimbra Vittorie, Germane, Marcelline, e sotto la loggia due astoie corradine. A una cert'ora si presentò i Caetana, scontrose, con un bastone in mano, e si addomannie, quando uscite, arbiaste moi e lui occhi ave finite. Era già notte, quando su andondò, si sentò la voce di mamma, Elso è tardi, che vuoi fa, vimbo? Allora io alzallò i piani, gli scalotti e me n'arrioi, ma era sicuro che papà ma fosse sparagnata, crogne e botte. Ho scelto di anticipare, per chi è presente, 5 episodi che sono riportati nel libro, li sintetizzerò un po' nella lettura, e li ho scelti non perché siano i più significativi, ma perché sono legati a dei momenti musicali, e questo ci dà modo di entrare un po' nella musicalità anche dell'epoca. Intanto devo dire, tra l'altro, che lo dico adesso. Mi sono ispirato per il sottotitolo e anche un po' per l'espressione Il mio dove stetti fanciullo, che è una citazione, perché nel 1927 un professore di liceo, come lo sono stato io dopo, Eugenio Cerulli, critico teatrale, firmava sui giornali di Teramo con il nome di Furio, che era stato professore di liceo, che aveva insegnato non soltanto a Fedele Romani, conosciutissimo, voi lo conoscete, ma anche al nonno di Peppino Scarselli, Giovanni Fuschi, che lo rievoca nelle sue lettere dal Bissola a Peppino. Ecco, Eugenio Cerulli aveva trascorso come me l'infanzia a Castelli e volle scrivere nel 1927, volle pubblicare il suo libro intitolato Dove stetti fanciullo. C'è una diversità rispetto a questo mio, che è più modesto. Lui parla di Castelli, della sua storia, delle sue tradizioni, parla non soltanto della sua vita intima, della sua intimità. Il mio è un po' più intimistico, però è anche il mio dove stetti fanciullo, perché sono stato fanciullo qui. Primo episodio. Devo vincere le emozioni, quindi passo subito. Non ricordo bene il colore. Credo di sapere che non fosse di colore amaranto, come invece nella celebre canzone che le ha dedicato Paolo Conte. Il cantautore genovese canta «Sul topolino amaranto si sta che un incanto nel 46». Io sono stonato come una campana, perciò. Ma credo proprio che fosse il 1946, come nella canzone di Conte.
quando finalmente misi i piedi per la prima volta sulla Topolino di Ercolino, un signore piccolino di Villarossi Paese che abitava a circa un chilometro di distanza dalla casa dei miei nonni al bivio di Villarossi. Era un agiato signore che mi pare di ricordare viveva di rendita. Al contrario, suo fratello Mimì, con il quale viveva nella stessa casa, signorile, faceva l'orologiaio, anche se era di condizione agiata come lui. A possedere una Topolino era però Ercolino. Non ne ricordo il colore, ma non era amaranto. O forse sì. Non potrei dirlo. Quando andavo dalle casette alla casa dei nonni, al bivio di Villarossi, lo vedevo andare e venire al volante della sua bella automobile. Immaginavo di poterci salire un giorno. Nessuno alle casette aveva un'automobile, almeno così mi sembra di ricordare. Fu solo più tardi, credo nel 1948, che il medico Nicolino Di Giuseppe si comperò un'automobile ancora più bella e più grande, una Fiat 1100. Ma torniamo al 1946. Doveva essere proprio quello l'anno e io avevo 4 anni, non di più, forse non li avevo nemmeno compiuti, insomma ero assai piccolo. Ercolino si trovò a passare alle casette con la sua automobile e si offrì di riportare a Villarossi la sorella di mia madre, non ancora sposata, che si chiamava Speranza e che io, ninnando, come fanno i bambini, chiamavo zia Naina. Mi incapricciai sulla Topolino, ci volevo salire anche io. Si era poco dopo pranzo, o forse nelle prime ore del pomeriggio. Non ci fu verso di convincermi, insistetti. Io volevo andare con la Topolino, insieme con mia zia, a casa sua e dei nonni. Tanto feci e dissi che alla fine non mi si potette dire di no. Mia zia si sedette sul sedile a fianco di Ercolino e io mi accomodai dietro, dove non c'erano veri e propri sedili, trattandosi di una utilitaria, ma c'era spazio sufficiente per un bambino. Ercolino mise in moto e via, in automobile verso Villarossi. Che divertimento! Era la prima volta che salivo in automobile. Mio padre non aveva ancora comprato la sua Vespa e io non ero mai salito su un motore, quale che fosse. Il mio primo viaggio in auto terminò troppo presto. Il bivio di Villarossi si trovava a poco più di un paio di chilometri dalle casette. Arrivato a casa dei nonni, scese a malincuore dalla Topolino, che con Ercolino al volante si avviò lungo la salita per Villarossi Paese. Io e mia zia entrammo in casa e fummo accolti dalla vecchia nonna Speranza, in pratica la madre adottiva dei miei nonni, la moglie di Giovanni Stralli. E niente, dico niente, perché all'improvviso io a Villarossi non seppi cosa fare. Presi ad annoiarmi e cominciai a frignare chiedendo a mia zia Speranza di riportarmi alle casette. Ovvio che mi disse di no. Come poteva riportarmi? Cioè, a piedi, Ercolino con la...